Benvenuti al terzo giorno di autotrattamento Reiki. Portiamo le mani in centratura sul cuore e ascoltiamo il nostro respiro. Facciamo tre respiri profondi, come abbiamo imparato, ispirando dal naso ed espirando dalla bocca, facendo arrivare l'aria alla zona del dantien inferiore, nel nostro bacino. Sentiamo il contatto delle mani col nostro petto, sentiamo il nostro battito. Adesso, lentamente, portiamo la nostra mano destra e poi la sinistra in cima alla nostra testa, sul chakra della corona. Chakra collegato alla spiritualità. Lasciamo le mani a una distanza di circa 10 cm dal capo e sentiamo fluire l'energia del Reiki dalle nostre mani. E quando ci sentiamo pronti, avviciniamo le mani alla nostra testa e visualizziamo una luce viola sulla nostra testa che fuoriesce dalle nostre mani e irradia ogni cellula della nostra testa. E queste cellule irradiate da questa luce viola si rigenerano, guariscono e immaginiamo la nostra testa piena di cellule sorridenti. Sentiamo la gioia all'interno della nostra testa. Iniziamo a rilassare i nostri pensieri e ad allontanarli, lasciando spazio alla gioia e a questa luce viola che pervade il nostro capo. Adesso, con calma, portiamo la nostra mano destra davanti all'occhio destro e la nostra mano sinistra davanti all'occhio sinistro a una distanza di circa 10 cm dal contatto con la nostra pelle per permetterci di ascoltare l'energia che fluisce dalle nostre mani, l'energia del Reiki, l'energia dell'universo. E lentamente avviciniamo le mani ai nostri occhi, i palmi coprono gli occhi e lavoriamo sul terzo occhio, sul chakra del terzo occhio e visualizziamo una luce blu che fuoriesce dai palmi delle nostre mani. Il terzo occhio è legato al benessere e quindi ci permettiamo di sentire questo benessere che pervade ogni nostra cellula, questa luce blu che arriva alla nostra ghiandola pineale, la illumina con questi raggi blu.
Adesso, lentamente, portiamo la nostra mano destra all'altezza della gola. Andremo a trattare il chakra della gola. Accompagniamo la mano destra dalla sinistra e lentamente, come abbiamo fatto per gli altri chakra, lasciamo che le mani si avvicinino alla gola, al chakra della comunicazione, e lentamente tocchino la pelle del collo. Immaginiamo una luce azzurra, verde acqua, che fuoriesce dalle nostre mani e irradia il nostro collo, il nostro chakra della gola. Immaginiamo questa luce verde acqua come un mare cristallino che riempie ogni cellula della nostra gola. E questo mare fa fluire la nostra comunicazione, la rende fluida, scorrevole, senza limiti. Questo mare è così forte da battere ogni barriera che possiamo sentire nel chakra della gola. Restiamo in ascolto. Adesso, facendo respiro e sorridendo, portiamo le mani all'altezza del chakra del cuore, proprio al centro del nostro petto. Qui l'energia è di colore verde e immaginiamo un vortice luminoso verde di luce che mentre le nostre mani si avvicinano al contatto con la nostra pelle, con il nostro petto, gira sempre più vorticosamente e questa luce si espande, è potente, è molto potente e connette i chakra superiori che abbiamo già esaminato a quelli inferiori che andremo a vedere tra poco. Questa energia è un'energia di amore e di potentissima guarigione. Immaginiamo questa luce verde che avvolge il nostro cuore e lo guarisce. Abbandoniamoci all'amore dell'universo, all'amore del Reiki, di questa luce guaritrice che ci pervade, che è nostra amica, di cui possiamo assolutamente fidarci e alla quale possiamo abbandonarci pienamente. Restiamo in ascolto di questo benessere che si espande dal cuore verso l'universo. Restiamo in ascolto di questa luce potente di amore che ci connette a tutti gli esseri viventi su questa terra.
E adesso, lentamente, seguendo il nostro respiro, portiamo le nostre mani al chakra del plesso solare, immaginando un sole giallo radioso. Questo chakra è collegato alla forza e alla saggezza. E soprattutto in questo periodo è bene ricordare che il chakra collegato anche ai nostri polmoni, al nostro stomaco, e quindi possiamo permetterci di irradiare questa luce del sole gialla che fuoriesce dalle nostre mani ad ogni cellula dei nostri polmoni e del nostro stomaco. Lasciamola fluire. Lasciamo che il nostro corpo senta il calore di questo sole luminosissimo, radioso, che ci penetra con questi raggi caldi e ci rilassa. Siamo avvolti da questa luce calda, da questa luce di amore benevola. Sentiamo la saggezza e la forza dentro di noi. Adesso portiamo le nostre mani, quattro dita sotto l'ombelico al chakra sacrale e la luce sarà di colore arancione. Il chakra sacrale è uno dei chakra più bassi collegati ai piaceri terreni, collegato alla sessualità, alla creatività. E quindi risvegliamo questa energia sentendo profondamente questa luce, questa energia dell'universo che attraverso le nostre mani raggiunge il nostro punto ara, il serbatoio energetico del nostro corpo e lo riempie con questa luce arancione, questa luce gioiosa, creativa, potente, sensuale. E lasciamoci pervadere da questa luce arancione. Il nostro bacino è pieno di questi raggi, pervaso da questi raggi arancioni ed è riempito, pieno di luce e di energia.
Ora lentamente portiamo le nostre mani e la nostra attenzione al chakra della radice. Lentamente poggiamo le mani in una V nell'interno coscia e immaginiamo questa sfera di luce rossa alla base della nostra spina dorsale. Questa luce rossa ci connette ai bisogni istintivi del nostro corpo, come delle radici che si radicano nel terreno, espandendosi dal nostro pube, ci legano alla terra, alla materia, ai bisogni primordiali. E immaginiamo questa luce rossa, potente, passionale, che si espande nel nostro pube. Permettiamoci di restare in ascolto. E adesso che abbiamo osservato e rivitalizzato ogni nostro chakra, torniamo in centratura sul cuore, con le nostre mani sul cuore, permettendoci di ascoltare il nostro battito, sorprendendoci a sorridere, spensierati e gioiosi dopo questo autotrattamento. E siamo grati, grati all'energia del Reiki, grati all'universo. Portiamo le mani in posizione di preghiera davanti al cuore ed espandiamo questa energia e questa gratitudine che ci pervade. Ci troviamo all'interno di un nuovo luminoso, una sfera luminosa che si irradia. E che dal cuore, punto centrale di questa nostra energia, andiamo a espanderlo a tutti i nostri cari, agli animali, ai nostri amici, alla terra, alle piante, a chi oggi sta soffrendo e ha bisogno del nostro sostegno, di questa energia. Espandiamo con un sorriso che parte dal cuore la nostra energia. E adesso portiamo le mani congiunte al terzo occhio e lasciamo che questa energia di luce rimanga con noi nella nostra giornata. E ringraziamo Mika Usui, Takata e Hayashi, i grandi maestri del Reiki che ci accompagnano ogni volta che pratichiamo Reiki. Li ringraziamo, ma soprattutto ringraziamo l'energia dell'universo
Ringraziamo noi stessi che stiamo praticando ed entriamo in contatto con la bellezza e la potenza della vita, iniziando a comprendere noi stessi e sentendo quanta forza c'è dentro di noi e che basta veramente poco per conoscerci maggiormente, per entrare in contatto con quello che è la nostra vera natura, per entrare in contatto col fluire, per accogliere ogni nostra esperienza con passione e amore. Grazie a tutti. Namaste.